Una produzione Telepace con il contributo della Biblioteca Capitolare di Verona e del Rotary Verona International, distretto 2060. I libri che resistono alla prova del tempo sono soliti resistere alla prova del tatto. Chi tocca questi libri, lo disse già il poeta, tocca un uomo, Manuel Neila. Biblioteca Capitolare di Verona. Regia di Emanuele Leso. Nella sala semibuia di una biblioteca, un monaco di spalle, con il cappuccio del saio in testa, esplora alla luce di una candela gli ordinati scaffali colmi di libri antichi. Nei secoli bui, segnati dal crollo della grande e unificatrice potenza romana, le mani degli uomini erano educate all'uso della spada e della zappa. A Verona, invece, fu attivo un ristrettissimo gruppo di persone che avevano il privilegio di usare la loro fine manualità per trascrivere le grandi opere letterarie del passato e i nuovi testi della Chiesa cristiana. Uno di questi privilegiati, un bravo e originale amanuense, ricevette dal suo maestro l'incarico di copiare la Vita di San Martino, scritta da Sulpicio Severo, probabilmente intorno al 397, quando Martino, maestro dello stesso Sulpicio, era ancora in vita. Scrive con una piuma d'oca, parla Monsignor Bruno Fasani, prefetto della Biblioteca Capitolare. Ursicino scrive una copia su queste pergamene, su queste pelli, copia una Vita di San Martino di Tours e di San Paolo di Tebe. E poi Ursicino, contravvenendo a quella che era la regola, perché non si scriveva mai una data, quel giorno fa un'eccezione e scrive sotto a quel codice che ha copiato, scrive 1 agosto dell'anno 517. Di questo scrivano conosciamo solo il nome e la sua appartenenza alla chiesa locale, ma il codice con la Vita di San Martino, che ancora oggi è conservato nella Biblioteca Capitolare di Verona, è la testimonianza più antica, datata e inconfutabile dell'esistenza di un centro scrittorio annesso alla cattedrale. Appaiono pagine dell'antico codice. E qui però allora ci viene in soccorso un secondo dettaglio. Quello che ha scritto Ursicino è in carattere paleografico semionciale. Vuol dire che già abbiamo cominciato a mettere dentro le barre della L, della F, della T, eccetera. È importante il carattere con cui vengono scritti i codici, perché noi sappiamo che dal 400 al 500 si scriveva invece con carattere onciale, dove non c'erano le barre in alto e in basso delle lettere. Allora, se noi abbiamo una data, 517, scritta in carattere semionciale, ma abbiamo molto materiale scritto in carattere onciale, vuol dire che in qualche maniera qui l'azienda, la chiamiamo così, andava avanti già da molto tempo. Altre sale della Capitolare. Le relegature rovinate di alcuni libri mostrano il tempo trascorso. Era questo il tempo in cui il clero locale, grazie all'appoggio del re ostrogoto Teodorico, che vi aveva eretto il palazzo e che vi soggiornava con la sua corte, poteva impegnare forze notevoli nell'incrementare l'attività del proprio scriptorium. Il Low, nato in Lituania nel 1879 e morto a Princeton nel 1969, che iniziò a Oxford la pubblicazione dei Codices Latini Antiquiores, raccolta in 12 volumi dei più antichi esempi conservati sino all'anno 800, definì il codice vergato dalla mano di Ursicino una pietra miliare nella paleografia latina. Il fiume Adige attraversa la città, mentre i raggi del sole lambiscono le arcate dell'Arena di Verona, veduta della città e particolare di libri antichi. Se lo scriptorium veronese è molto attivo nei primi anni del VI secolo, non è azzardato ipotizzare che esso abbia cominciato ad organizzarsi fin dai tempi del vescovo San Zeno, seconda metà del IV secolo, quando la chiesa locale ebbe il coraggio di programmare la diffusione della nuova religione basata sulla conoscenza della verità rivelata e sul possesso di una solida cultura generale. Dell'antichità, della data di partenza di questa biblioteca è un po' la storia. Noi sappiamo che San Zeno, vescovo di Verona, venuto a Verona nella seconda metà del 300, insieme ad altri vescovi del nord Italia,
avevano deciso che bisognava incentivare la cultura cristiana. L'editto di Costantino del 313 aveva dato libertà alla Chiesa ed ora bisognava organizzarsi. Troviamo così nella zona della biblioteca una piccola chiesetta, la chiesetta di Sant'Elena, e probabilmente tutta una vita che si organizza anche da un punto di vista culturale. Ed ecco perché è legittimo pensare che questo scriptorium, che poi diventerà e prenderà il nome di biblioteca capitolare, sia iniziato alla fine del IV secolo, all'inizio del V. Fascicoli relegati e particolare della fontana di Piazza delle Erbe. Verona, a differenza di Padova e di altri centri veneti, ebbe poi la fortuna non solo di essere risparmiata dalla furia devastatrice dei Longobardi, ma anche di poter mantenere sempre attivo il suo scriptorium e di fare della sua biblioteca una delle rare arche di salvezza durante i secoli duri per gli uomini e durissimi per i liberi. Ursicino prosegue la sua attività amanuense. La biblioteca capitolare non è tra le biblioteche più grandi al mondo, anzi potremmo dire che tutto sommato è una biblioteca piccolina, come abbiamo già detto, è però la più antica di area latina. Qui dentro sono custoditi circa 1100 codici antichissimi, dei documenti unici al mondo, dei documenti davvero preziosissimi. Poi vorrei ricordare anche che abbiamo oltre 300 incunaboli. Gli incunaboli sono quei libri che vanno dalla scoperta della stampa con Gutenberg, quindi 1450, fino al Natale del 1500. Una grande sala con due piani di scaffali. Studiosi consultano i preziosi tomi. Pertanto, solo qui si conservano opere sublimi che fanno della Biblioteca Capitolare Veronese l'istituzione più antica e tra le più pregiate del mondo culturale europeo. L'Evangeliarium Purpureum, uno dei codici più pregiati posseduti dalla Biblioteca Capitolare di Verona, per la vetustà e l'eleganza dei caratteri, l'ottima qualità della pergamena colorata di porpora, l'uso di inchiostri preziosi come l'oro e l'argento, testimonia il gusto per il bello caratteristico dell'ambiente di corte e la ricerca dell'eccellenza riservata solo ai libri destinati alle più solenni funzioni liturgiche. Un altro codice della Capitolare Veronese, il codice XV, detto anche istituzioni di Gaius, da solo costituisce un elemento insostituibile del patrimonio culturale dell'umanità. Solo su questo codice palinsesto è trascritta l'unica opera originale della giurisprudenza romana classica, giunta a noi direttamente, senza il tramite di compilazioni successive, come quella di Giustiniano, che ne abbiano alterato il significato. L'altissima tradizione culturale e spirituale accumulata nella biblioteca veronese fin dai tempi più remoti fu oggetto di attenzioni, di cure, di studi, ma anche di sottrazioni più o meno legittime. Codici di origine veronese si trovano oggi in lontani distretti. Per fortuna, anche qualche codice di provenienza straniera approdò dopo lungo tragitto in riva all'Adige. Il lavoro di secoli emerge dalla classificazione ordinata delle opere. Monsignor Fasani indossa dei guanti di cotone. I nostri tecnici stanno lavorando su un codice molto prezioso e molto antico. Ha più di 1300 anni. Sappiamo che è stato scritto in Spagna perché ci sono dei riferimenti molto precisi e probabilmente è stato scritto prima del 712, cioè dell'arrivo dei Saraceni, quando questo codice viene portato al sicuro in Italia. Viene prima a Cagliari, poi finirà a Pisa, dove c'era Re Liutprando, e lo sappiamo perché c'è una nota che dice di portare 20 bottiglie di buon vino Bonello al Re Liutprando che fa l'anniversario. Poi viene a Verona e qui a Verona succede una cosa particolare, ma adesso io prendo questo codice dai tecnici che stanno lavorando perché vorrei farvelo vedere, questo codice che è un codice bellissimo, antichissimo. È scritto in carattere visigotico, si parla di alcune chiese spagnole, di Toledo, di Saragozza e quant'altro, e poi questo codice arriva a Verona e da Verona non parte più. E qui succede una cosa stranissima. L'amanuense che deve ricopiare questo codice, perché allora si ricopiavano, lo prende e, facendo probabilmente la prova della penna d'oca dopo aver fatto la punta, la intinge nell'inchiostro. E una bella pagina praticamente molto chiara, quasi bianca,
scrive una frase che diventerà famosa: se pareva Boves, mandava davanti a sé i buoi, alba prataglia araba, arava i prati bianchi, albo versorio teneva, teneva un aratro bianco, che era la penna d'oca che aveva in mano, e negro seme semenava, che era l'inchiostro che cadeva sulla pergamena. Questo che viene definito come l'indovinello veronese, perché descrive in realtà quello che fa il lavoro dell'amanuense, è la prima traccia di lingua volgare italiana. Nuvole bianche solcano il cielo, sembrano quasi sfiorare la croce di una chiesa. Poi Verona diventerà così importante, siamo nell'VIII secolo, ai tempi di Carlo Magno, Sacro Romano Impero, quando Carlo Magno dice: dobbiamo andare tutti a studiare a Verona, perché Verona è la nuova Atene d'Italia, quindi una realtà importantissima. Una realtà importantissima che poi sarà vista dagli imperatori successivi come l'opportunità per fare di questa città in qualche maniera la capitale. Verona, anche per la sua posizione geografica, nel corso della sua storia ebbe frequenti rapporti con il mondo tedesco. Ciò divenne in particolare importante quando l'imperatore Ottone I staccò Verona e il Friuli dall'Italia e li unì alla Germania. A dimostrazione dell'intensità di questi scambi culturali, si può consultare il Sacramentario di San Wolfgango, anch'esso con caratteri in oro e argento, scritto a Ratisbona durante l'episcopato di San Wolfgango, 972-994, e giunto a Verona in dono al vescovo Otberto, 992-1008. Verona rimase al centro di scambi con altre aree culturali. Ne è prova la storia di Raterio, monaco benedettino di Liegi, uomo di vastissima cultura e di difficile carattere, vescovo di Verona negli anni centrali del X secolo. Ci ha lasciato impegnatissime opere morali e la prima rappresentazione pittorica di Verona, l'iconografia rateriana, un'immagine estremamente limpida della magnificenza monumentale che ancora caratterizzava la città dei suoi tempi. La Biblioteca Capitolare Veronese, grazie all'apporto di tanti uomini di cultura, nel pieno Medioevo è diventata tra le più ricche di tutta Europa. La statua di Dante a Piazza dei Signori. Così Dante Alighieri, nei suoi soggiorni in Riva all'Adige, ricercò nella Biblioteca dei Canonici quei testi di autori antichi, Livio, Plinio, Frontino e Orosio, che poi utilizzerà nelle sue opere, in particolare nel De Vulgari Eloquentia. Inoltre, il legame di Dante con lo scriptorium veronese era così forte che proprio nella chiesetta di Sant'Elena dei canonici veronesi lesse la sua Questio de Aqua et Terra, la domenica 20 gennaio 1320, in occasione della sua breve ultima permanenza alla corte di Can Grande. Con la nascita delle università e il rinnovato interesse per l'antichità, la Capitolare diventò meta precipua dove ricercare i grandi testi del passato. La presenza qui, prima di Dante e poi di Petrarca, Dante che si fermerà per alcuni anni e scriverà una parte della sua commedia proprio qui a Verona, e Petrarca che, trovando qui le lettere di Cicerone, dedicherà gran parte dei suoi studi e dei suoi interessi proprio alla Biblioteca Capitolare. Petrarca, sulle orme dei preumanisti, fu un appassionato frequentatore della Biblioteca Capitolare veronese. Qui nel 1345, rovistando tra i manoscritti, ritrovò una parte cospicua dell'epistolario di Cicerone, che comprendeva le lettere ad Attico, a Quinto e a Bruto. Di questa raccolta, da tempo immemorabile nascosta nel codice della Capitolare, non si aveva più notizie. Grande merito del Petrarca aver ritrovato e trascritto il codice, onore della Biblioteca veronese aver conservato il prezioso manoscritto. I canonici veronesi nei secoli continuarono ad arricchire la loro già cospicua biblioteca. Uno dei fondi più magnifici per valore artistico è quello che raggruppa i preziosissimi libri corali ornati di fregi e di decorazioni pittoriche, specialmente di scene bibliche e sacre, ad opera di scuole miniaturiste locali come quella del Turone. E così, nel corso dei secoli, a questa biblioteca fecero riferimento i più qualificati studiosi del mondo per reperire i preziosi testi antichi. A questa biblioteca vennero quotidianamente ad approfondire le loro ricerche i più importanti studiosi veronesi, come il Maffei, il Dionisi o il Bianchini, e ad essa donarono poi i loro codici, la loro biblioteca e il loro archivio. A volte mi domando, ma quante traversie hanno dovuto conoscere gli uomini che hanno custodito questi libri?
da quante difficoltà sono passati per consegnarci questi tesori che oggi sono custoditi qui. Sto pensando alle pestilenze, sto pensando alle guerre, sto pensando alla discesa dei lanzichenecchi, sto pensando a delle malattie che decimavano persone e animali, non c'erano più le pelli. Eppure qua, come davvero in un santuario, tutti a custodire queste cose perché fossero tramandate fino a noi. Allora oggi certamente io dico alla gente: venite, dovete conoscere questi tesori, ma la cosa più importante che mi sento di dire è: dobbiamo mettere in atto tutte le energie insieme per custodire questa realtà, perché in fondo se da 1600 anni noi ci portiamo appresso questi tesori, dobbiamo fare in modo che per altri 1600 anni, anche per merito nostro, qualcuno possa vedere la bellezza qui custodita. Un tecnico prepara una nuova rilegatura per uno dei testi. Scorrono i titoli di coda. Biblioteca Capitolare di Verona, un tesoro da custodire. Operatori di ripresa, Luca Barolo, Fabrizio Spiazzi. Documentazione fotografica, Leone Fasani. Musiche, Sonoton Italia. Montaggio e regia di Emanuele Leso. Si ringrazia per la collaborazione Lucio Fasoli. Un grazie particolare al personale della Biblioteca Capitolare e al Rotary Club Verona International per il prezioso contributo. Audiodescrizione realizzata dalla cooperativa sociale Big Bang Universo Accessibile. Voce Marco Zollo.